Formula Track Eagle Challenge perché siamo in Albania, il paese delle aquile, ma abbiamo scoperto che non ci sono soltanto bellissimi sentieri, bellissimi itinerari per il nostro percorso off-road, ma ci sono delle realtà veramente molto interessanti anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista enogastronomico e dal punto di vista storico. Siamo per esempio oggi a Berat, ma per parlarci di questo meraviglioso paese che ospita la prima edizione, abbiamo con noi l'amico Baskin, veramente uno dei massimi esperti di questo paese che ci accompagna in questa nostra avventura. Baskin, ci vuoi raccontare che cos'è oggi l'Albania, che cosa abbiamo visto, che cosa vedremo nel nostro giro e specialmente dove siamo oggi, che sinceramente è una delle cittadine più belle che io abbia mai visto. Ecco, giustamente come hai anticipato, l'Albania non è solo per fare il rally o per fare le gare, ma anche un paese che ospita centinaia di migliaia di persone anche a livello storico, culturale e no, gastronomico. E giustamente nel vostro tour, quindi nel contesto di questo, vogliamo chiamare gara, include diverse zone che sono molto riconosciute, molto visitate, come per esempio la laguna di Caravastà, la zona di Valona, alcune aree delle montagne, la zona di Tepeleni, la gola di Crisura e soprattutto la zona dove siamo adesso, la zona di Berat, che è riconosciuta anche dall'UNESCO nel 2005 ed è la città più visitata dell'Albania. La quale parla da solo, basta guardare, basta fotografare, filmare, la quale parla da sé, oltre ad essere una meraviglia di questa tipologia di architettura. Ci parlavi ieri sera mentre passeggiavamo con questo ponte su cui noi siamo meravigliosamente azzurro, ci parlavi delle terrazze. C'è una storia sulle terrazze anche di Berat. Sì, allora giustamente come si notano, quelle che sono oggi questo sorto di balcone chiuso, una volta erano un tipo chardak, o meglio tipo veranda come voi in Italia le chiamate. E queste terrazze, queste diciamo verande, si sono dovute, le hanno chiuse per motivo in quanto la popolazione di Berat incrementava come numero, quindi l'economia in questo momento non è che andava molto a gonfie vele e quindi per poter recuperare una possibilità di una stanza in più si è chiuso questo chardak e hanno quindi all'epoca venne chiuso un po' per necessità, ma grazie a questa chiusura oggi hanno reso Berat unica nel suo genere, credo nei Balcani, che non dico in Europa, però sicuramente nei Balcani è una città così particolare per la chiusura di queste verande. Oggi che cosa vedranno i partecipanti alla Formula Track Eagle Challenge 2016? Ma oggi loro vedono l'area più bella dell'Albania, quindi oltre ad aver visto questa mattina la parte di Berat, percorrono tutto il lungo fiume per arrivare poi a passare il fianco della montagna più famosa d'Albania, non la più alta, che sia ben chiaro, questa è una più famosa, chiamata anche Monte Sacro, dove tutti gli anni, nel mese di agosto, si radunano centinaia di migliaia di pellegrini della religione, ma così dire, questa setta religiosa dei Bektashi. Quindi, girando Monte Tomori, scendono giù per il fiume, percorrono la Val d'Evoli per arrivare alla splendida città di Pokrajec, che si affaccia sul lago di Ohrida. Fantastico, io ho perso la voce in questi 2 giorni, però ho trovato un amico vero e ho trovato anche tante informazioni. Per adesso ti salutiamo, so che oggi hai un lavoro di assistenza da fare per un concorrente che ha avuto la moto in panne. Noi ci ritroveremo questa sera a Pogradec sul lago. Ti auguro una buona giornata e grazie per queste splendide informazioni. Grazie a te. Per quanto riguarda il tuo mal di gola, io sicuramente provvederò questa sera di una buona bottiglia di vino di Chardonnay della produzione di Pogradès, la quale non mancherà la degustazione per tutti i partecipanti. Grazie a voi. Fantastico, io ricambierò con uno squisito Pinot Noir, metodo classico dell'Oltrepò Pavese. Ciao, Grazie, grazie. grazie, grazie a voi, grazie a tutti.